miracolo le fa il Signore. Io faccio solo preghiere e offro le mie povere preghiere per la gente. E poi la Madonna che fa il miracolo. Quando vengono e dicono vi ringrazio, non a me, alla Madonna dovete ringraziare. Nessuno può sostituire la Madonna e non Gesù per fare il miracolo. Cari fratelli e sorelle, oggi vi voglio parlare dello straordinario dono di Natuzza Evolo, la mistica italiana, che oltre a portare sul corpo i segni della passione di Cristo, durante la sua vita è stata in grado di incontrare le anime di uomini e donne defunti e di raccogliere i loro messaggi da affidare ai parenti in vita. I defunti hanno confermato a Natuzza l'esistenza del paradiso, dell'inferno e del purgatorio. In particolare il purgatorio, secondo quello che è stato riferito a Natuzza, non è un luogo fisico, ma uno stato interiore dell'anima che si pente dei propri peccati. Negli stessi luoghi terreni dove ha vissuto ed ha peccato, anche nelle case in cui ha vissuto durante la vita. A volte le anime scontano il loro purgatorio anche all'interno delle chiese, una volta superata la fase più difficile di espiazione. Le sofferenze del purgatorio, sebbene siano attenuate dal conforto dell'angelo custode, possono essere molto dolorose. A testimonianza di ciò, Natuzza ha vissuto un singolare episodio. Ha visto una volta un defunto e gli ha chiesto dove si trovasse. Il morto ha risposto di essere fra le fiamme del purgatorio, ma Natuzza, vedendolo sereno e tranquillo, ha notato che ciò non poteva essere vero a giudicare dal suo aspetto. L'anima in espiazione le ha spiegato che le fiamme del purgatorio la seguivano ovunque andasse. Mentre diceva queste parole, Natuzza ha visto il corpo del defunto avvolto dalle fiamme. Pensando che fosse solo un'allucinazione, si è avvicinata a lui, ma è stata colpita dal calore delle fiamme che le hanno provocato una fastidiosa ustione alla gola e alla bocca, impedendole di nutrirsi normalmente per ben 40 giorni. Io vedo le anime del purgatorio, le anime del paradiso, e mi parlano, mi danno consigli per i loro parenti, mi dicono se soffrono, se hanno bisogno. Ecco questo. Su loro le anime che vengono a me e mi parlano, ma io non le posso cercare. Vengono da sole, dicono col permesso di Dio. Sono loro che si presentano a me e mi chiedono e mandano messaggi per i parenti. Soffrono la mancanza che non vede il Signore. Me lo dicono loro, ma io non è che sono andata all'altro mondo per vedere. Natuzza ha incontrato moltissime anime, sia di uomini illustri che sconosciuti. Sono numerosissime le testimonianze di chi grazie a lei ha potuto ricevere messaggi da parenti ormai defunti. Un caso è quello di Don Silipo che, nonostante non credesse alla buona fede di Natuzza, le chiese di poter parlare con Monsignor Morabito che era morto poco tempo prima. Don Silipo si è totalmente ricreduto sulla sua sincerità quando la voce profonda del Monsignor Morabito, un sacerdote morto poco tempo prima, attraverso Natuzza disse: «Ho conosciuto la cecità di questo mondo, ora sono nella visione beatifica». Solo Don Silipo sapeva della momentanea cecità che aveva colpito il Monsignore pochi giorni prima della sua morte. Un altro caso straordinario è quello che racconta Dorotea Ferreri. Mentre parlava con suo marito defunto grazie a Natuzza, è stata costretta ad interrompere il colloquio a causa dell'interferenza di un bambino morto in un incidente stradale. Il bambino avvertiva che sua madre sarebbe arrivata di lì a poco, ma il suo turno di parlare gli impediva di aspettarla oltre. Pochi minuti dopo, si è presentata realmente una nobildonna di un piccolo paese lì vicino, che voleva parlare con il figlio morto in un incidente. Natuzza spiegava che l'aldilà è qualcosa di reale, di tangibile, e riusciva a trasmettere questa certezza agli altri. In questo modo ha consolidato in tante persone la fede sul fatto che la vita non finisce, ma continua.
Natuzza ha riportato l'attenzione sull'importanza della preghiera di suffragio per le anime dei defunti. Lei diceva che basta una breve preghiera o un pensiero pieno d'amore. Ha confermato che la nostra vita non si esaurisce qui sulla terra, ma continua, e ha anche ricordato che l'inferno, il purgatorio e il paradiso esistono e che saremo chiamati a rispondere delle nostre azioni dopo la morte. Tanta gente viene qua che non crede, però una volta me l'ha promesso la Madonna, mi ha detto così: Serge, dalla tua pazienza le persone vengono curiose e se ne andranno convertiti. Non la prima volta, non la seconda, ma te lo prometto che la terza volta si convertiranno. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. E non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi i nuovi video ed entrare a far parte della comunità di fede e preghiera. Che Dio vi benedica.